Bentornati, fratelli di Tuberanza, e questa app sarà la vostra prossima droga. Pokémon Shuffle, perché tanto ce lo so che alla fine di questo video i download di Pokémon Shuffle faranno boom! Zomperanno alle stelle, perché è veramente pazzesco. Premiamo, giochiamo e giochiamo! Guarda che gioco di parole di merda. Competizione in corso, entra in scena Lugia, arriva arriva Uxie, arriva Sorta. Va bene, ok. Allora, vi spiego come funziona. È composto da tot livelli. Ogni livello appartiene ad un Pokémon che dovete sconfiggere per poter avanzare, ok? Ma attenzione, perché una volta che avrete sconfitto quel Pokémon, se siete fortunati potrete catturarlo. E molti di voi staranno pensando: ma tu be figa, se lo catturo cosa ci faccio? Semplice, vi faccio un altro esempio. Se io catturo un Jolteon, quando andrò a sfidare un Pokémon di tipo acqua, il mio Jolteon avrà il super efficace e quindi infliggerà più danni, e di conseguenza avrò più possibilità di sconfiggerlo prima. Sconfiggendolo prima avrò anche più possibilità di catturarlo. Poi lo vedrete, perché noi ci facciamo una bella partitella. Poi c'è la sezione speciali. Poi c'è la sezione speciali, dove tendenzialmente ci sono Pokémon che sono pronti ad aprirvi il culo. Poi c'è anche la sezione extra, dove ci sono altrettanti Pokémon leggendari e non pronti a spaccarvi il culo. Poi basta, torniamo alla sezione normali, dove ora ci faremo la nostra prima partita, perché lo so, siete curiosi di scoprire come funziona. Io non so quale Pokémon... No, raga, Mega Glalie non... cioè, non lo facciamo insieme perché è imbattibile e perdiamo solo tempo. Io proverei a sfidare qualche Pokémon indietro, perché ovviamente devo catturarli. Come per esempio questo bel Raichu. Premiamo suggerimento, così che automaticamente il sistema ci elabora il team perfetto. E oltretutto ci sono anche le mega evoluzioni. Pazzesco, sembra pazzesco, ed effettivamente è proprio pazzesco. Ho soltanto 4 vite, che sono sufficienti per questo video. Allora, dobbiamo fare le combinazioni. Io ora, se faccio le combinazioni con Kangaskhan, velocizzo la sua mega evoluzione. Ed è quello che voglio fare, perché in questo livello, se non mega evolvi Kangaskhan, sei fregato. Poi quello mi continua pure a congelare, quel pezzo di sterco. Vai, vai, continuiamo così. Oh, regà, io normalmente dovrei fare più combo, ma avendo i lati congelati non posso proprio. Ma congelato quello? Congelato, con due L, non congelato. No, io ho detto congelato e non va bene. Allora, guardate il mega effetto di Mega Kangaskhan. Che pezzente, proprio, è pazzesco. Allora, adesso possiamo fare delle combo molto più articolate. E infatti, eccole qui, guardate, guardate, gioca da solo Kangaskhan. Allora, sblocchiamo anche l'ultima zona. Mi dispiace, Raichu. Hai perso. Adesso proveremo a catturarlo, se tutto va bene. Vediamo, va bene? Molto bene, grazie. 1500 con 3 mosse di scarto. Infatti, guardate, con 3 mosse il 15%. Non lo cattureremo mai. Allora, però ci proviamo, eh. Vai. 1, 2. La fresca di tua madre, quella. Raichu, vattene. Sì, avete visto bene. C'è anche la possibilità di usare le Mega Ball per avere più possibilità, ma ve lo sconsiglio altamente. E niente, proviamo a catturare Rodactyl. Ce la facciamo a catturare un Pokémon in questo video? Onde evitare poi figuracce di merda. Allora, premiamo vai e iniziamo questo round. Allora. Vediamo un po' come fare più combo possibili. Mettiamo questo qui, che se si mega evolve lui, spacca le mamme. Vai, 4 con questo. Vai con Dom... No, ho sbagliato. Donphan e automaticamente va quello. Che combo. Allora, mettiamo lui qui, così che facciamo doppia combo. Non mi paralizza quello, perché ti sbudello la mamma, Aerodactyl, eh? Bene. Non ci sono tante combo da fare, eh? Facciamo così. Poi mettiamo questo qua. Sì, potevo fare Sceptile, però... adesso sì che Sceptile può far male. Con una bella combo da 4-5, manco mi ricordo quanti cazzarola ne erano. Mettiamo questo qua, proviamoci così. Si è incazzato.
A parte che posso seguirlo a schermo, però non vedo, c'ho la telecamera davanti, quindi come non detto, raga, devo guardare lo schermo del cellulare. Riusciamo a Madonna, raga, però c'è anche da dire che oltre a diventare una droga, sto gioco ve le fa veramente dire le parolacce, ve le fa dire. Combo extra, farle prima no, eh. Tre mosse di scarto come con Raichu, ma tanto non lo cattureremo, a meno che non abbiamo un buco di culo immenso, ma non è il mio caso. No, proprio no. Dai, dai, forza, prosegui il giochino, dai. Prova a catturarlo. Quant'è la percentuale? 11%. Non lo prenderò mai. Vai, proviamoci però. 1, 2. Raga, cazzo devo fare? Però sono saliti di livello. Salendo di livello, sì, si dice, i Pokémon infliggono più danni. Va, vediamo un po'. Riusciamo a catturarne uno? Proviamo Scyther. Chatot. Vabbè, no, però dammi coso. Esatto, questo. Raga, io pensavo di catturare qualche Pokémon in questo video per farvi vedere come funziona, ma a quanto pare non ci stiamo riuscendo. Tranquillo io proprio. Vai, forza. Ok, mettiamo questo qua e facciamo una bella combona. Mettiamo questo qua. Vai, vai, non mi paralizzare lì, eh. Porca miseriaccia, ti sbudello la mamma, Scyther, eh. Allora, proviamo a liberare quello Swallow. Poi liberiamo questo. E poi mettiamo... Non mi paralizza... Bravo, ok. Mettiamo questo qua, così facciamo calare tutta la colonna. E mettiamo questo qua, così che sghiaccio quelli. Altre combo, vai così. Oh, oh, oh. Olè, questo qua. Madonna, come ti frana addosso il mondo, amico. È tosta, regà, è tosta tosta. Speriamo di riuscirci, almeno a catturarne uno, mica tanti. Cazzozza. Vai, dai, dai, forza, forza. Oh! No. Fermi tutti, qua. Si mega evolve. Adesso sono cazzi amari. Mo sì, amico mio. Te l'avevo detto. Guardate il super effetto. Oh, ma cazzarola, ma mi rimane una mossa. Devo sconfiggerlo con una mossa? Ce l'ho fatta, ma non lo cattureremo mai. Vabbè. Questo video ho capito come va a finire. Dai, ho capito. Che tipo non lo carico, lo cestino. Ah, no, non è vero. Non mi chiamo tizio. Allora, proviamo. Sì, con la percentuale praticamente a zero. Oh! Ma non ci credo! Non giri con la percentuale meno di 10? No, non ci credo! No, non ci credo! No, 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 no! No, no, no! Non è possibile! No, non è... No. Non è possibile, ok? Ve lo ripeto, non è possibile. No, no, ma assolutamente. Ma come cazzo? Cioè, vabbè, ok. Proviamo a prendere Censi. Mi rimane una vita. E ce la facciamo insieme una vita. Vai, così. Io dico, non ho catturato quello con il 15%, vado a catturare Scyther con... Non ci posso pensare, raga. Non ci posso pensare. Non ci posso pensare. Allora. Ta 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 ta. Mettiamo questo qua e rompiamo i... guardate che mega combo. Occhio, occhio. Dobbiamo fare ben attenzione se ci sono delle combo toste in giro, eh. Una mossa rimasta. Ah, va a cagare. Era morto già. Dovevo ucciderlo prima per provare a catturarlo, eh. Però non ce l'abbiamo fatta. Vabbè, oh. Voglio dire, non è che possiamo catturare sempre tutti. Signore, potremmo catturare tutte, figa. No. Va bene. 10%. Lui non lo prenderò mai, tipo. Sicuro. Oh. Ambe. Vabbè, no, perché per un attimo ci stavo quasi sperando e mi si era un pochettino fermato il cuore, poi è ripartito. Perché quando ho visto che è uscito dalla Pokéball, oltre a una bestemmia interna o anche... Niente. Allora, regà, io volevo soltanto farvi vedere a cosa gioco nel mio tempo libero. Insomma, quando proprio non ho niente da fare e sono in giro, mi flippo con questo giochino. Che tra l'altro ho tirato dentro anche la mia ragazza, a cui questo gioco piace. Stranamente. Non mi rimane che darvi l'appuntamento con il prossimo video sempre e solo qui su Tuberanza. E nei commenti ovviamente fatemi sapere se questo gioco vi è piaciuto. Ciao!